Come chi mi segue sa, io amo fare il pane fatto in casa, con il lievito madre, con il lievito naturale, oltretutto con tutti gli ingredienti biologici per fare il bene mio e anche dell'ambiente naturale. Ma siccome non tutti hanno il tempo di farsi il pane fatto in casa con il lievito naturale, non riescono nemmeno a fare i rinfreschi, la vita frenetica di oggi purtroppo non permette a tante persone di fare queste operazioni culinarie che un tempo in realtà invece tutti quanti facevano, allora proprio per operare questa transizione verso stili di vita più sani, più sereni, meno frenetici, ho deciso di mostrarvi come si fa un pane velocissimo, facilissimo e senza lievito. Ecco gli ingredienti. Innanzitutto una farina biologica. Qualsiasi sia va bene, ma comunque ovviamente cercate produttori locali. Se non li trovate, ovviamente se non ne avete in zona, potete acquistare anche al supermercato una farina biologica. Ricordatevi, perché fa bene all'ambiente, bio fa bene all'ambiente, non intossica i nostri suoli, l'aria e l'acqua, capito? Poi, dopodiché, del semplicissimo bicarbonato di sodio. Questo sarà il nostro agente lievitante. Dopodiché dello yogurt. Io me lo faccio in casa, ho fatto vedere anche in diversi video. Guardate che bello yogurt bianco naturale fatto in casa. E del sale, del semplicissimo sale. Andiamo a fare la ricetta. Per fare quattro panini servono 200 g di farina che vado ad aggiungere. Ecco qui, 90, 130. Ecco, ci siamo quasi. 190 ed ecco qui 200 grammi di farina tipo 0, ma potete usare anche la farina integrale, la farina tipo 2, tipo 1, quello che preferite. Dopodiché aggiungiamo lo yogurt, come dicevo. Di yogurt ne mettiamo 165 grammi, quindi è quasi tutto il vasetto. 142, ci siamo quasi. Guardate che bello che è lo yogurt fatto in casa, è veramente un'altra cosa. Dopodiché andiamo ad aggiungere 5 grammi di sale, potete comunque farlo anche sciavo se volete, questo a seconda delle vostre preferenze. Comunque vado ad aggiungere 5 grammi di sale, ecco qui. Infine il bicarbonato, anche questo 5 grammi, quindi tara della bilancia e andiamo a mettere i 5 grammi di bicarbonato. Ci siamo quasi. Ecco qui, 5 grammi di bicarbonato. Impasto con il cucchiaio fino a che non vado ad integrare lo yogurt con la farina, quindi è veramente velocissimo questo pane, si fa veramente in un attimo, quindi se avete anche ospiti inattesi, non avete comprato il pane oppure non avete fatto il pane, se siete appassionati come me, potete fare rapidamente del pane, perché ne so, anche per fare un aperitivo al volo, avete degli ospiti che vogliono, che avete invitato ad ora aperitivo, ma anche comunque per cena. Ecco qui, guardate, semplicissimo proprio. Una volta che vedete l'impasto si sta ammassando, ok? Allora possiamo iniziare a lavorarlo con le mani. Una volta che si è ammassato per bene, perché ovviamente dobbiamo far sì che si formi la maglia glutinica. Ecco qui, un po' di pieghe. Fino a che in pratica la farina non viene tutta quanta incorporata all'impasto con lo yogurt. Ed è molto rapido. Guardate, è veramente di una facilità incredibile, quindi ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, soprattutto per chi magari ha problemi col lievito. Oltretutto, la cosa positiva è che questo può essere fatto anche senza glutine, perché comunque il bicarbonato come agente lievitante non ha glutine. E di conseguenza può essere fatto anche con farina di riso, farina di mais, anche per coloro che non possono mangiare glutine, che sono celiaci. Di conseguenza questo è il pane che io farò quando mi ripasserà a trovare la mia carissima amica Nena, che
che purtroppo per lei è celiaca, però in questo modo potrà anche lei mangiare un ottimo pane. Se lo copro con uno strofinaccio e lo lascio riposare una mezz'oretta. È passata mezz'ora e di conseguenza spolveratina di farina per staccare bene l'impasto. Ecco qua. Stendo tutto su un bel piano. Questa farina che ho messo qui la riuso, visto che è molto idratato l'impasto, quindi serve la farina, se no vi si appiccica. E adesso è veramente facile, facile, facile. Con il tarocco oppure con un coltello lo divido in quattro parti. E ci faccio delle pallette. Tre. E 4. Ho acceso la padella così si scalda, perché questo pane si fa in padella e ora è veramente facile. In pratica queste pallette non si fa nient'altro che schiacciarle con il mattarello di, diciamo, 3-4 mm, non troppo sottili, eh. Questo a seconda comunque di quanto volete che venga spesso il pane, da una parte e dall'altra. Ecco, una fatta. Prendo con la paletta e lo porto qui sulla padella. Ecco qui. E dopodiché attappo. Come si forma qualche bolla in superficie, va rigirato. Veramente ci vuole pochissimo. Lo rigiro un'altra volta. Guardate che bello che viene. Ecco qui il quarto paninetto. Guardate che meraviglia questo pane. Adesso vi faccio vedere quanto è morbido. Vedete, è morbidissimo. Viene proprio una cosa veramente spettacolare. Ve lo apro per farvi vedere come viene dentro. Guardate che spettacolo. Eh? Vedete che meraviglia? Spero vi sia piaciuto il mio pane facilissimo, rapidissimo in padella. Come vedete ne ho già mangiato un pezzo perché è l'ora di cena. Beh, ditemi se vi piace la ricetta e se volete che ne faccia altre. Ciao!